Buonasera a tutti. Buonasera. Come sapete, questo pomeriggio eh, ci occuperemo mh, della Venezia incompiuta che abbiamo introdotto la scorsa settimana, una Venezia incompiuta che mh, racconta la sua incompiutezza mh, tra 500 e 600, ma l'obiettivo eh, di questo pomeriggio è eh, quello di farvi vedere come in realtà eh, l'incompiutezza possa raccontare molto eh, del momento storico nel quale eh, si realizza, quindi dei motivi per cui, dai motivi per cui un edificio, un'architettura, eh, un progetto non vengono ultimati, eh, quei, quei lacerti, quei brandelli di architettura possono dirci molto del periodo nel quale vengono abbandonati, ma eh, allo stesso tempo... Eh, Quei, quei progetti incompiuti, per le vicende ad essi legati, per i progetti che proponevano, possono continuare a, eh, diciamo, a vivere, eh, continuano ad essere presenti nella vita della città e eh, possono eh, continuare a vivere perché quei progetti diventano modelli anche a distanza di tempo, nei secoli successivi a quando il, ehm, le contingenze della storia hanno fermato, hanno bloccato eh, la realizzazione eh, di un'architettura. La scorsa settimana ehm, vi dicevo che eh, pia la piazza racconta molto bene questa storia perché eh, nella piazza... La piazza che noi immaginiamo e percepiamo oggi come qualcosa di originario, come qualcosa di eh, definito, intoccabile, eh, in realtà la, la stessa piazza è il frutto di eh, un continuo e lunghissimo processo, di, eh, prima di definizione come invaso e poi di eh, definizione nel, nei particolari delle architetture che la compongono. Il, la copertina diciamo così del pomeriggio di oggi mette insieme eh, un, edificio, un lacerto di un edificio quattrocentesco l'avrete riconosciuta tutti la Cadelduca, duca e eh, a destra un progetto realizzato quindi la Cadelduca duca un lacerto di un edificio ora vedremo perché che non riesce a trovare compimento e a destra um, un progetto di un palazzo veneziano, uh, in particolare um, quello elaborato per la famiglia Pesaro, per Francesco e Giovanni Pesaro da Baldassare Longhena, un altro uh, edificio che per come lo vediamo oggi è m, diverso da quello um, da come era nelle intenzioni dei committenti e dell'architetto. sono questi due i termini ehm, in realtà perché ehm, il passaggio tra la ca duca e capesaro è fondamentale per poter poi capire quello che accade ad un altro eh, edificio ora ci stiamo spostando un po più avanti nel tempo perché siamo arrivati nel settecento ehm, la casa di peggy guggenheim Cavenier dei Leoni, che eh, come vedete attraversando il Canal Grande, è eh, anch'essa un lacerto di qualcosa che non ha trovato mai compimento. Partiamo dalla nostra eh, Cadel Duca. Prende questo nome la Cadel Duca non nel 1457, eh, quando Marco e Giorgio Corner eh, hanno intenzione di eh, mettere mano a questa mh, proprietà per eh, realizzare il loro palazzo di famiglia. Quindi dovremmo dire CA Corner. Il mh, progetto, come vedete dall'area dall blu, è eh, di dimensioni, devo dire, inusitate per Venezia, insolite per Venezia, un'area eh, davvero molto ampia. Eh, stiamo parlando mh, di una famiglia eh, non soltanto che ha eh, ampie possibilità economiche, ma che ha un potere politico in città eh, molto ampio. La ricchezza eh, gli deriva dai, non soltanto dai possedimenti e dagli investimenti, ma eh, dagli investimenti in terraferma, ma anche dai benefici ecclesiastici. È una di quelle famiglie veneziane che tiene rapporti internazionali, no? l'internazionalità eh, è una delle caratteristiche de, di tutti gli appuntamenti di questo ciclo, cioè tutti gli spunti che arrivano a Venezia al di fuori dai, dai suoi confini. Quindi la famiglia eh, Corner è una famiglia che eh, tiene rapporti con gli altri stati che compongono la penisola con eh, rapporti diplomatici, la diplomazia internazionale e eh, i rapporti con la Chiesa. Questa mh, questa breve descrizione della posizione della famiglia corner è importante perché ehm, per capire che tipo di operazione vogliono fare eh, nel momento in cui mettono mano all'area ad, ad un'area così grande è un'operazione eh, gigantesca che ha lasciato delle tracce camminando nella calle che circonda quello che è, era l'area originaria di progetto lo vedete? No, io non vedo il mio cursore, forse neanche voi? No, neanche voi, allora non importa. Vedete comunque che quelle finestre reali sono, hanno una riquadratura in pietradistria eh, che ci fa immaginare in modo molto concreto la dimensione delle finestre del palazzo dei Corner. Continuo a eh, sottolinearvi la m, dimensione di questo palazzo perché m, m, lo accennava la scorsa settimana Giammario Guidarelli. Eh, il mh, patriziato veneziano è legato da un, un, delle norme morali mh, per le quali no, non è eh, opportuno, eh, c'è un, un tacito consenso su questo, esibire e eh, mostrare la propria mh, diversità. E, mh, ed è quindi per questo che le case, i palazzi si chiamano case, no? nessuno ha la pretesa di eh, chiamare la propria dimora palazzo. Palazzo è solo Palazzo Ducale, e ehm, al di là di questo, questa convenzione in realtà non è una, una convenzione di pura, ehm, una convenzione solo verbale, ma ha a che fare proprio con la consuetudine ad una. Ehm, Morigeratezza nei costumi, ecco che quindi anche le dimensioni, eccedere nelle dimensioni, è un segnale di qualcosa che sta cambiando, o almeno per i Corner può cambiare. E, e quindi se, almeno agli inizi nel 1457, senza timori, hanno l'idea di ostentare, già attraverso le dimensioni. Quei rapporti internazionali di cui, a cui accennavo, quella ehm, capacità eh, di eh, gestire eh, relazioni, la cultura della famiglia, eh, fa sì che, eh, come sta accadendo negli altri centri italiani, come ad esempio Firenze, anche i Corner mentre pensano alla casa della vita, pensano anche a diventare committenti della loro casa della morte. Casa della vita e casa della morte sono due espressioni che usano i veneziani nel 400 quando eh, prendono queste decisioni. La casa della vita dei Corner è mh, realizzata dopo uh, le intenzioni residenziali del palazzo, uh, la, la vedete qui sul fianco della Chiesa dei Santi Apostoli, questo piccolo, potrei dire, sacello a pianta centrale con una cupola. E ve lo faccio vedere molto rapidamente eh, per farvi notare eh, quanto eh, siano aggiornati eh, i corner su quello che sta accadendo al di fuori di Venezia eh, nel realizzare questo piccolo eh, sacello funerario. Um, cominciando a uh, non cominciando, utilizzando pienamente non soltanto il linguaggio all'antica degli ordini architettonici, ma anche um, citando uh, delle esperienze progettuali con quelle colonne libere negli angoli, citando delle esperienze progettuali um, che arrivano da fuori Venezia e in particolare in questo caso da Urbino. Quindi parliamo di eh, una famiglia che, ritornando al nostro lacerto, eh, ha delle intenzioni molto molto chiare. L'angolo, eh, seppur breve rispetto alle dimensioni, avete visto dell'area di progetto, eh, già ci fa vedere un, un edificio completamente o ce lo fa immaginare. Un edificio completamente rivestito in pietra distria, con un bugnato di due tipi. Lo, vedete che il bugnato sull'acqua eh, cambia dopo il cordolo diventa un bugnato eh, con delle punte di diamante e eh, l'ordine architettonico in facciata, perché quelle due, eh, questa colonna in primo piano che vediamo per intero e l'altra eh, verso la sinistra dell'immagine. Eh, ci dicono chiaramente che l'edificio avrebbe avuto eh, l'ordine architettonico eh, in facciata. Qualcosa quindi di non soltanto inusitato per le dimensioni, ora possiamo già dirlo, ma anche per, eh, perché avrebbe introdotto eh, in, un, in tempi precocissimi, 1457, avrebbe introdotto una serie di novità il rivestimento in pietra d'istria e eh, ordini architettonici in facciata il rivestimento in pietra d'istria che per noi è la normalità mh, andando in giro per venezia oggi il bianco della pietra d'istria eh, la va a connotare completamente no? attraversando eh, provate a, a ripercorrere quello che vediamo ehm, Percorrendo il Canal Grando, il Canale della Giudecca, tutte le grandi architetture che raccontano Venezia nei secoli, sono in pietra distria. Ma l'uso della pietra distria è iniziato proprio qui. È iniziato proprio alla metà del 400, in una città che di pietra distria non aveva nulla. Una città che quindi dobbiamo immaginare costruita in mattoni, fondamentalmente in legno e mattoni. Anche la pietra, il rivestimento in pietra è un portato del um, linguaggio che sta cambiando, di questa riscoperta del mondo antico, a cui accennavamo la scorsa settimana. Quattro architetture um, tra le più note del Rinascimento, in diversi luoghi della penisola, vedete che cambia ehm, la, la pietra perché a seconda dei luoghi abbiamo eh, il travertino, la pietra d'Istri a Rimini, la pietra forte mh, a Firenze, ma eh, il, mh, è proprio la riscoperta del mondo antico che eh, fa recuperare una serie di eh, tecniche di estrazione mh, e di lavorazione della pietra per Uh, imitando l'antico, rivestire le nuove architetture. Già soltanto dicendovi queste cose, osservando quell'angolo, um, ci rendiamo conto che um, l'operazione che stanno facendo i Corner è un'operazione uh, completamente nuova. L'arco Foscari, lo abbiamo visto la settimana scorsa, uh, già ci parla. In questa, nuova, in questa nuova lingua già ci parla in latino, ma ehm, l'operazione che stanno facendo eh, i Corner sul Canal Grande è qualcosa che eh, va eh, decisamente al di là di questo mondo della porta della carta, porta della carta più eh, arcofoscari, nel quale la tradizione, il gotico ancora si mescolano fortemente alle novità che stanno arrivando. Nel, nel prospetto, del, in quello che sarebbe stato il prospetto di, della casa di eh, Andrea e Marco Corneri, invece il eh, del gotico, almeno in questo lacerto, non c'è eh, per niente. E la straordinaria novità dell'edificio è ancora più evidente se ci ricordiamo che eh, la porta eh, della chiesa, il portale della chiesa di Santi Giovanni e Paolo, si inizia a realizzare soltanto dal 1458 ed è ancora un portale sia all'antica, con queste grandi colonne libere che lo inquadrano, Uh, completate, coronate dalla loro corretta uh, trabeazione, ma vanno ad inquadrare un arco con un uh, ogiva, con un sesto acuto, che quindi ancora una volta uh, è, un, è una piccola architettura che mescola il linguaggio, il volgare, il veneziano, se vogliamo parlare di lingue, e il latino. Per comprendere eh, quello che accade in, quel, in quella parte di Venezia eh, di proprietà dei Corner, eh, dobbiamo introdurre eh, altri due protagonisti. Eh, uno è Francesco Sforza, Duca di Milano, l'uomo per cui poi Ca Corner eh, si chiamerà a partire eh, dal 1460 cade il Duca e eh, Filarete, l'architetto teorico eh, di origini mh, fiorentine che eh, è alla corte di Francesco Sforza. I Corner eh, decidono nel 1460 appunto di vendere il loro palazzo al, al duca che da tempo stava cercando una residenza consona al suo ruolo dentro Venezia, ne possedeva già una a San Polo, ma ehm, non era di suo gradimento. Voleva eh, realizzare un palazzo più ampio e eh, dopo, aver di, eh, eh, dopo aver tentato di ingrandire, acquisendo degli immobili confinanti, dopo aver tentato di ingrandire la proprietà di San Polo, non riuscendoci, la vicenda è lunghissima, eh, alla fine eh, opta per eh, la casa dei Corner. Filarete è l'altro protagonista della scena perché Filarete viene mandato a Venezia, non è l'unico, insieme ad un altro eh, tecnico eh, milanese, diciamo così, viene mandato a Venezia per prendere le misure, quello che farebbe anche oggi un architetto. Prendere le misure, ehm, interloquire con l'ambasciatore milanese a Milano che a sua volta si iscrive con il Duca per decidere come, ehm, in che modo, realizzare l'edificio eh, che possa soddisfare Francesco Sforza. Il disegno che state vedendo è un disegno di Filarete che Filarete inserisce nel suo trattato ehm, e che viene chiamato nel trattato di Filarete Palazzo Veneziano. E questo palazzo in tutto e per tutto ci eh, racconta che operazione eh, stava mh, provando a fare, provava a fare Francesco Sforza. Inizialmente eh, il duca di Milano prova ha l'intenzione di fare eh, una casa all'uso nostro, dice, cioè come si usa a Milano, a Milano. Ovviamente le case milanesi non sono come le case veneziane. Ma eh, nel momento in cui, dopo tutte le difficoltà avute a San Polo approda a, a, alla proprietà dei Corner, si rende conto che la cosa più semplice sia per motivi economici sia perché ehm, il, eh, è, è più facile no? eh, per non andare contro le consuetudini del luogo, Uh, mantenere uh, nella uh, facciata una casa d'uso uh, secondo l'uso veneziano e invece trasformare l'interno all'uso uh, milanese, diciamo così. Vi faccio guardare questo disegno perché ci dice un po' di cose sul non soltanto sul progetto di filarete, ma anche sul modello uh, della casa veneziana di questo periodo. Quindi Vedete che ci sono due torri angolari, un grande loggiato nel mezzo, cui corrisponde al piano, la porta d'acqua diciamo, al piano terreno, qui corrisponde anche vedete, una polifora al piano nobile. E di fatto lo schema della casa veneziana tradizionale con portego al piano terreno, salone passante al, al piano nobile. Ma tutto questo viene eh, organizzato in un telaio architettonico. Vedete che nel disegno ci sono paraste, ci sono semicolonne, capitelli, le finestre dell'ultimo registro sono inquadrate dall'ordine architettonico con dei timpani. Dicono nella corrispondenza no, l'ambasciatore a Venezia con il duca... Uh, delle, uh, si scambiano dei commenti e delle frasi su quello che um, ha in animo Filarete, su quello che si può fare, uh, molto interessanti. Perché, uh, in, una, um, in uno scambio, dicono proprio a ciò che possiamo far fare l'edificio d'essa secondo il nostro disegno e al modo moderno. Su questo modo moderno, tornano più spesso, uh, molto spesso. Ovviamente il modo moderno è il modo dell'architettura all'antica, del nuovo linguaggio dell'architettura. Nell'interno loro avrebbero voluto organizzare a quella facciata sul canale, nel lungo e profondissimo lotto, avrebbero voluto organizzare eh, vedete, un edificio di questo tipo, alto sul canale, la parte sul canale è quella a sinistra una grandissima corte eh, con in chiusura un giardino con una peschiera. Vedete che eh, il giardino, la corte sono degli elementi che non appartengono alla tradizione eh, abitativa veneziana. Eh, quando parlo di, di cortile, non, parlo di cortile alla, dei palazzi all'antica. Non della corte veneziana, i palazzi veneziani avevano delle corti, ma erano delle corti, potrei dire, di servizio, ehm, non certo eh, porticate come quelle che ad esempio sono in questo schema. Vedete che la parte mediana di questa sezione è eh, disegnata, Giulia Ceriani Sebregondi l'ha disegnata con tutta una successione di archi, no? proprio per eh, indicare il porticato che, si sarebbe, eh, che avrebbe contornato lo spazio aperto. Ecco, qui un altro manoscritto ci fa vedere quella versione del disegno eh, colorata con le ombre, quindi con eh, una profondità maggiore. Vi faccio notare, questo disegno è utile perché vi faccio notare... Ehm, che cosa accade al piano terreno? L'andito molto molto profondo sull'asse di, di accesso e il eh, la loggia. Questa è una cosa su cui torneremo più avanti. E rivediamo quindi l'area dove siamo, il lotto molto, molto profondo. E ehm, andando sul Canal Grande mh, vi accorgerete che questo fronte. Eh, è lungo circa 50 metri, perché eh, lo possiamo dire con certezza al di là delle, degli studi su eh, documenti storici, perché se seguite eh, la parte sull'acqua di quell'isolato che ho fotografato, vi accorgerete che il bugnato ci dice esattamente dove sarebbe iniziato il palazzo, quindi dalla colonna angolare e eh, dove sarebbe finito, perché il bugnato quello isodomo più meno rilevato della parte bassa, vedete che prosegue anche verso su tutto il fronte in pratica. Il palazzo che invece eh, avevano in animo di realizzare i fratelli Corner è quello che vedete schematizzato qui a sinistra, quindi un un portego a crozzola, come si dice con la forma T, una casa tradizionale veneziana, ehm, il portego dal fronte alla porta di terra, dalla facciata sull'acqua alla porta di terra e poi Cameroni a destra e sinistra. Questo è quello schema della casa tradizionale veneziana ehm, sulla ehm, realtà del, del, dell'area de, della Cadel Duca. E eh, forse questa ehm, sovrapposizione della pianta dei corner ehm, sulla realtà della, di Venezia ci eh, aiuta a capire in relazione con il canale, con l'ampiezza la, del canale, del rio di laterale, ci aiuta a capire eh, forse ancora di più le dimensioni eccessive del progetto dei Corner. Il progetto, mh, anche quando arriva nelle mani del Duca di Milano, eh, viene, mh, eh, viene incontra una serie di ostacoli. Ehm, il, ehm, ad un certo punto ehm, il duca con il, il suo ambasciatore deve lasciare la casa di San Polo che hanno acquisito i Corner perché eh, i Corner avendo venduto questa proprietà eh, devono trasferirsi eh, nella nuova casa a San Polo, ma nel frattempo l'ambasciatore non sa dove andare perché qui i lavori sono ancora in alto mare e ehm, chiedono ospitalità ai Corner nella vecchia casa di San Polo e nel frattempo la Repubblica chiede a Marco Corner, cioè obbliga Marco Corner a smantellare dal prospetto di questo eh, futuro palazzo eh, demolire la pallata, come dicono i documenti, cioè la palificata che era stata fatta eh, sul Canal Grande, tra il Canal Grande e il Rio Laterale, per poter mh, movimentare i materiali da costruzione. Uh, dicono i documenti che il Rio cominciava a puzzare perché, ovviamente, mh, mettendo questa palificata, eh, facendo la, la, la piattaforma per la lavorazione dei materiali, l'acqua non scorre più, non si muove più come dovrebbe eh, e quindi ehm, il Duca di Milano si trova in una situazione eh, decisamente, decisamente molto, molto difficile. Alla fine eh, la quantità di denaro che serve per completare il progetto, che sono circa 30.000 ducati, è in realtà, eh, oltre a tutti gli ostacoli che il Duca di Milano incontra, ehm, l'impegno economico certamente la motivazione principale per cui il progetto non eh, troverà conclusione. Eh, sappiamo che Marco Corner aveva dei pali eh, in montagna già pronti, 700 eh, pali già pronti, eh, tronchi già pronti, già tagliati in montagna che dovevano essere portati a Venezia per il cantiere, che, eh, non mh, per i quali non riesce a trovare eh, manodopera eh, per il trasporto. Quindi tutta una serie di problemi che però alla fine ehm, fanno sì che il, il progetto si fermi. Nonostante questo, nonostante ciò, nonostante l'acerto ehm, di, di questo enorme progetto sia piccolissimo no, rispetto all'area, la carica di novità che questo piccolo pezzo di architettura porta eh, è fortissima ed ha, avrà ha, e avrà comunque un impatto sull'architettura veneziana. Prima vi ho fatto notare la pietra d'Istria, il differente bugnato, no? eh, basamentale e eh, sul prospetto, non vi ho detto che questo bugnato rispondeva pienamente eh, alle richieste del modo moderno del duca di Milano, perché questo modo di fare il bugnato viene proprio ehm, registrato nei disegni di architettura del secondo quattrocento eh, come ehm, qualcosa che eh, parla la, la lingua degli antichi. State vedendo un disegno oggi conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana con l'arco di Fano. Guardate con quanta cura Giuliano da Sangallo, architetto fiorentino che poi diventerà anche architetto di San Pietro a Roma, eh, con quanta cura disegna il bugnato eh, di questo arco e della torre adiacente. Vedete ci sono almeno tre tipi di bugnato e la torre ha, eh, parte con un bugnato eh, rustico per avere poi nella parte più alta queste bugne. Ehm, a punta di diamante. Sono le lavorazioni che ancora oggi possiamo vedere sulle torri del Castello Sforzesco a Milano e eh, sono proprio eh, questi probabilmente i caratteri eh, della lingua moderna che piacciono al duca, per cui oltre al fatto ovviamente di avere un palazzo Uh, sul, uh, che direttamente si apre sul, uh, sul Canal Grande, uh, per cui poi si mh, adatta uh, all'idea di proseguire il progetto di Bartolomeo Bonn uh, invece di uh, rivoluzionare tutto con filarete. Il progetto di Bartolomeo Bonn, però, come avete visto, non uh, troverà attuazione, tant'è che uh, oggi vediamo. Eh, la certi del, dell'idea originaria sia sul Canal Grande che nelle calli intorno all'area di progetto. E i Corner in questa eh, strana migrazione, dico strana perché abbandonano questo sito per opportunità eh, politiche vanno a San Polo prendendo la vecchia casa del duca di Milano, ma poi proprio alla fine del 400, proprio gli stessi Corner, quelli di Caterina Cornaro, ehm, saranno gli acquirenti di un eh, immobile a San Maurizio dove poi realizzeranno eh, la, il loro palazzo, quello che noi oggi chiamiamo la Cagranda. Prima di andare alla Cagranda, perché è, è, è interessante vedere come l'innovazione um, passa il tempo, ma uh, la famiglia e la, i modelli uh, culturali, i modelli di riferimento della famiglia sono sempre dei uh, modelli di riferimento molto elevati, molto d'avanguardia, anche se appunto si uh, cambia secolo. Um, Vorrei prima di abbandonare Cadel Duca farvi notare un'altra cosa. Abbiamo detto 1457, parte il progetto qui sul Canal Grande, doppio bugnato, pietra distria. Vi ho fatto notare come il portale della chiesa di Santi Giovanni e Paolo sia dell'anno successivo, 1458 e per farvi vedere eh, misurare proprio con gli occhi quanto eh, abbiano i corner eh, quanto abbiano anticipato eh, i tempi vi ricordo che la facciata di San Michele in Isola che è la prima facciata eh, di chiesa completamente rivestita in pietra d'Istria e con gli ordini architettonici risale al 1468, quindi siamo all'incirca dieci anni dopo l'iniziativa dei Corner che quindi risulta in quegli anni davvero unica e solitaria. Altro tassello da tenere a mente il fatto che nel 1452 Francesco Foscari, quando mette mano sempre sul Canal Grande, alle proprietà immobiliari per la realizzazione del suo palazzo di famiglia, vedete mh, come eh, si inserisce pienamente nel solco della tradizione, non c'è pietra d'istria che riveste il palazzo e demanda alle dimensioni, perché anche questo è un gigante nel, lo è ancora oggi, quindi figuratevi che, 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 che percezione ci doveva essere nel 1452, eh, sono le dimensioni a parlare eh, dell'eccezionalità del eh, committente. Per avere una facciata ehm, all'antica come quella che avrebbero voluto fare i Corner nel 1457, bisognerà aspettare i primi anni del Cinquecento. Perché sarà Andrea Loredan a um, realizzare uh, una facciata non soltanto uh, interamente lapidea, ma uh, una facciata lapidea dove uh, l'ordine architettonico diventa l'elemento, letteralmente l'elemento ordinatore di una facciata che si organizza con tre ordini sovrapposti, ordini che vanno a um, inquadrare archi su pilastri. Poco importa poi che questi archi eh, contengano le bifore veneziane, no? le bifore codussiane come solitamente vengono chiamate. Eh, al di là di questo secondario dettaglio, qui abbiamo una facciata che è in tutto e per tutto ehm, una facciata eh, che parla latino e che denuncia la sua venezianità soltanto per la presenza della polifora nella fascia centrale. Eh, intendo dire che sebbene camuffata dal, eh, dall'ordine, dal, dal binato di semicolonne, eh, è proprio il fatto di avere quelle tre bifore concentrate nella fascia mediana, è proprio quello che ci ricorda che siamo a Venezia e che quella mh, tripartizione della facciata corrisponde ad una tripartizione della interna quindi eccola qui la casa dei corner eh, quella che eh, alla fine del 400 mh, cominciano ad eh, acquistare con la morte di marco corner cominciano ad acquisire le proprietà per poi commissionare eh, negli anni 30 del 500 a Jacopo Sansovino finalmente il loro palazzo di famiglia. I tempi sono cambiati, questo è un oggetto eh, pieno di novità, eh, anche qui la dimensione eh, non è assolutamente secondaria, tant'è che noi la chiamiamo Cagranda e acquisisce questo nome il palazzo molto molto presto. Qualche volta che rientrate dal lido in vaporetto provate a guardare Venezia e vedrete che eh, la, la, la massa in pietra emerge dal, dal resto della città. Guardiamo questo prospetto: no? abbiamo un, um, vi faccio notare, un, um, un piccolo andito loggiato sull'acqua al piano terreno e poi l'ordine architettonico che scandisce i due registri superiori, vedete come è disposto quell'ordine architettonico, è, è posizionato in modo tale da mh, confondere l'occhio, eh, in modo tale da farci quasi percepire quelle finestre come tutte alla stessa distanza. Eh, lo sforzo di Sansovino qui è proprio quello di mitigare quanto più possibile la tripartizione della facciata che è una cosa come vi dicevo prima è tutta veneziana che non appartiene al, al linguaggio all'antica nel Colosseo tanto per fare un esempio eh, o, in un, o in Palazzo Medici a Firenze eh, la, la, il ritmo delle bucature è costante ed è sempre lo stesso Ecco quindi lo sforzo di Sansovino di eh, mitigare la tripartizione e rendercela quasi impercettibile. Se confrontiamo le piante eh, Caloredan che abbiamo appena visto, eh, Caloredan Vendramin Calergi, e la pianta di cacorner vedete che abbiamo lo stesso su per giù: lo stesso schema, cioè ehm, una tripartizione, un salone passante, un portego. Questa volta però vedete che cosa c'è in aggiunta, piccola, quel piccolo andito mh, porticato che vi ho fatto notare sull'acqua, poi il portego e il portego, diversamente da quanto accade in Caloredan o in Cafoscari, in tutti i palazzi veneziani, non si apre il portego sulla porta di terra in una semplice corte veneziana, cioè quella, quella corte di servizio che vi dicevo prima. Ma Cacorner, il portego di Cacorner si apre in un cortile all'antica. Un cortile all'antica non c'è spazio per um, costruire un porticato continuo, come è dopo, ma... Uh, il ehm, Jacopo Sansovino riesce ugualmente a costruire uno spazio del genere, vedete che eh, dove non può aprire la loggia ehm, dispone comunque una scansione di archi inquadrati dall'ordine con anche il, la vasca e il pozzo. Il cortile diventa, come lo era stato a Firenze, a Urbino, a Roma, a Mantova, diventa il luogo dove per i committenti collocare le collezioni di antichità e qui ne abbiamo un, un, una, un po' un'idea, che il pozzo o le mensole negli archi, vedete che ancora ospitano sculture, e con questa scelta eh, Sansovino introduce dentro Venezia proprio un qualcosa che con Venezia non aveva nulla a che fare, un qualcosa che a Venezia non fino a questo punto in questa modalità non esisteva. Eccolo qui l'andito eh, che vi dicevo poco fa, l'andito porticato. Eh, ve l'ho fatto notare anche nel disegno di filarete ehm, della casa veneziana, del Palazzo Veneziano si ricompone sempre in uno schema tradizionale, ma si ricompongono una serie in successione, una serie di ambienti che appartengono al mondo moderno, come diceva il duca Francesco Sforza. Quindi l'andito il portego, l'andito che viene dal mondo antico, il portego, il cortile all'antica. Il portato di quello che accade tra la C del Duca e Cacorner, segnerà poi ehm, tutte le trasformazioni del Palazzo Veneziano. E dobbiamo, ci è utile, mh, passare per Capesaro, perché ehm, comprendendo eh, cosa accade a livello progettuale mh, nelle fasi di Capesaro... Riusciamo a intuire quelle che eh, dovevano essere le intenzioni di Boschetti quando eh, viene incaricato dalla famiglia Venier di realizzare il loro nuovo palazzo di famiglia. La famiglia Pesaro. Ehm, una famiglia attiva eh, politicamente in vista eh, Francesco e Giovanni vanno a um, Pesaro vanno a, um, ad aprire il cantiere di fatto a preparare tutto il necessario per aprire il cantiere un processo lunghissimo perché l'acquisizione degli immobili per avere queste dimensioni ancora una volta un, un edificio che eh, si, si fa osservare, si fa notare per, per la sua dimensione in rapporto al contesto nel quale si colloca, un'acquisizione eh, degli immobili adiacenti eh, che era iniziata nel secolo precedente, siamo nella zona di San Stae. In uh, l'area che vedete eh, segnata uh, dal Rio delle Due Torri, quindi a uh, sinistra del Rio delle Due Torri, è tutta l'area che uh, con molta uh, insistenza il padre di Francesco e Giovanni aveva iniziato a, appunto, uh, ad acquisire con l'idea di un grande palazzo di famiglia. Sono gli stessi, vedete le dinamiche come sono simili a quelle del, eh, della famiglia Corner, eh, i Corner che, hanno pen che pensano alla casa della vita e alla casa della morte e eh, i Pesaro che, eh, si, eh, che, che, che operano in pratica con, la stessa, con lo stesso eh, atteggiamento, con le stesse finalità. Ora state vedendo a confronto eh, una delle proposte che fa Baldassare Longhena, vedete che stiamo sempre parlando, scusate che non ve l'ho fatto notare poco fa, stiamo sempre parlando dei m, migliori architetti proti presenti in città, perché Bartolomeo Bon, che lavorava con i, con i Corner, era l'architetto della Porta della Carta e dell'Arco Foscari. Uh, Jacopo Sansovino e ancora per i Corner è proto di piazza, architetto di Stato, potremmo tradurre così. E baldassare Longhena e uh, anche egli, m, proto di piazza, p, m, architetto di piazza di Piazza San Marco. Ovviamente ha eh, acquisito la sua notorietà, visibilità con il grande progetto per la Chiesa della Salute. Perché metto a confronto queste due, due piante? Perché ehm, volevo farvi notare come ehm, Baldassare Longhena con i Pesaro tenti un passo, troppo lungo forse, come nel caso di, della Cadel Duca. Uh, per cui poi ritorna a più miti consigli. Qual è il passo che Longhena propone? Vedete che in fondo al portego, nel disegno, non c'è la corte, o meglio, c'è una corte all'antica, ma tra il portego e la corte c'è uno scalone monumentale di enormi dimensioni, uno scalone gigantesco. Giovanni Pesaro era stato ambasciatore in Francia per la Serenissima e vi cito questo, questo solo um, incarico per uh, farvi vedere di chi stiamo parlando e soprattutto di quali modelli Giovanni Pesaro e il fratello Francesco sono in grado di comprendere, di conoscere e soprattutto modelli che vogliono portare nella loro dimora per ehm, realizzarla in linea con quanto sta accadendo nel resto d'Europa. Lo scalone nei palazzi veneziani, lo sappiamo tutti, eh, lo scalone si colloca eh, o nel braccio destro o nel braccio sinistro dei cameroni. E lo scalone ha acquisito in questi secoli, tra il 400 e il eh, 600, ha acquisito eh, dimensioni, no? è diventato sempre più grande, sempre più monumentale, affiancato da una serie di scali di servizio, a mano a mano che il palazzo, eh, la residenza eh, veneziana è cresciuta anche eh, di dimensioni, è cresciuta in altezza. Ma Mai la scala eh, del palazzo veneziano era uscita dalla sua collocazione per diventare centrale, come lo è in questi anni, alla metà del Seicento: la scala diventerà centrale in tutte le architetture dei palazzi delle corti eh, della penisola e delle corti europee. In questo caso, eh, però o forse anche, potrei dire anche in questo caso ehm, il progetto non trova compimento eh, non abbiamo un lacerto di architettura come per eh, ca corner ca del duca ma eh, il progetto viene eh, abbandonato prima della sua realizzazione forse perché è ritenuto mi piace credere che, che sia stato abbandonato perché è ritenuto dagli stessi committenti troppo per, eh, per Venezia. Quindi la scala ritorna nella sua collocazione originaria, lo vedete poi nella pianta eh, del eh, piano terreno che vedete a destra, che eh, c'è l'andito, come nel progetto di, di Sansovino, il portego e in continuità con il portego il cortile eh, in chiusura. Naturalmente arrivati a queste date il Portego non è, più un, um, non è più un luogo di lavoro, nasce come luogo di lavoro, ma a queste date gli investimenti dei veneziani, dei patrizi veneziani sono in terraferma, eh, quindi il, il portego non è più un luogo per il deposito delle merci e diventa, eh, come eh, ce lo mostra molto bene Capesaro, diventa la, la, il salone di accesso, potrei dire, degli ospiti, quindi eh, quello che preannuncia la, la dimora, che poi si vedrà eh, una volta salite le scale. E quindi diventa, come nel caso dei pesaro, eh, vedete che eh, cominciano ad esserci pavimentazioni mh, pregiatissime nel portego che era nato con la terra battuta e uh, diventa il luogo dove uh, collocare collezioni di antichità o um, di sculture che parlino, uh, che preannuncino, potrei dire, uh, il um, il padrone di casa. Naturalmente uh, a queste date uh, tutto è diventato molto più scultoreo e volumetrico, abbiamo Ancora, come a Calauredan, come a Cacorner, abbiamo binati di colonne che regolano la scansione delle bucature. Ora le colonne sono diventate libere e quindi il gioco di ombre sulla facciata è molto, è molto più profondo, molto più eh, vistoso. E vi faccio vedere il fianco del, del, di Capesaro, un, un, un fianco di un palazzo veneziano così ricco e scultoreo. È una novità perché non so se ci avete fatto caso, ma i palazzi veneziani fino a queste date non hanno un rivestimento sui fianchi, non solo. Ma qui, sebbene sia tutto diventato molto più scultoreo e volumetrico, qui si gioca, tra virgolette, si gioca a dare volume ad una serie di spunti progettuali che hanno però le loro radici nel, nell'architettura veneziana e quindi la scelta, ad esempio, di dividere... In due piccoli livelli il primo registro come aveva fatto eh, sansovino in cacorner ma la cosa che è più bella da, da farvi notare oggi vista il percorso che stiamo facendo eh, longhena colloca al piano terreno del um, palazzo un bugnato uh, a punta di diamante che Altro non è che la rilettura, la rielaborazione di quanto avevano fatto i Corner con Bartolomeo Bon nel 1457. C'è quindi un filo che lega eh, queste architetture. Forse al posto di Ca' Foscari sarebbe stato, forse avrei dovuto mettere una foto dell'acerto di Ca' Corner. Macca Foscari è, eh, è comunque un, um, un punto fondamentale mh, nel passaggio, uh, di, mh, nel, passaggio nelle nel percorso di trasformazione del uh, palazzo veneziano. Ed è soltanto a seguito di tutto questo che possiamo, buttando un occhio al um, portego di Capesaro, che possiamo. Invece, spostarci su quello che ehm, accade invece, dopo il Ponte, del, ponte dell'Accademia. Prima di andare al Caveniere dei Leoni, un'ultima un cosa: questa immagine è un po' più dall'altro lato del, del Canal Grande, eh, rende molto eh, evidente a mio parere l'importanza eh, di questo bugnato, vedete come anche a distanza il bugnato sia assolutamente leggibile e come la lezione di Sansovino, no? quel eh, eccellente tentativo nella Cagranda di eh, rendere poco visibile la tripartizione, eh, abbia fatto scuola e anche eh, Andando avanti, il tentativo sia sempre quello di mh, mantenere eh, le due, la, la, la tradizione veneziana e le, mh, il linguaggio moderno, mantenerli però con un confine sempre più sottile e invisibile. Eccolo qui il nostro... Mh, la nostra area, Palazzo Venier, dopo il Ponte dell'Accademia, vi stavo dicendo prima, la mole incompiuta del Palazzo a San Bio. Mole, dico mole incompiuta perché anche in questo caso parliamo di un edificio che doveva avere delle enormi dimensioni, delle grandi dimensioni. Tutta quella macchia verde che vedete doveva essere occupata dal palazzo e ehm, parliamo di una famiglia mh, patrizia di antichissima origine, patrizi dal eh, 1297, che possiedono nell'area di Sanvio diverse proprietà. Sono loro che mh, si preoccupano di mh, bonificare l'isola. Ancora oggi, nella toponomastica, eh, la piscina Venier ricorda proprio questa operazione eh, fatta dalla famiglia e quelle. Ehm, quelle mh, in questa carta settecentesca vedete che ho, inserito, in, eh, ho segnato in verde delle denominazioni di corti o di rii. Sono tutte denominazioni che fanno, eh, evocano delle proprietà della famiglia Venier. Eh, come il rio delle torreselle, eh, la casa delle torreselle era uno degli immobili posseduti, eh, che oggi non esiste più, posseduti dalla famiglia. Una famiglia patrizia di così antiche origini, mi potreste dire, ma dove viveva intanto? Non aveva una casa? Certo che aveva una casa e Coronelli ce la mostra in una delle sue incisioni. Um, una casa, credo, dopo aver visto um, un secondo fa il prospetto di Capesaro, credo che... Conveniamo tutti sul fatto che questa facciata è vecchia, no? come ho scritto nel, per, per distinguerla dalla nuova. È vecchia nel senso che eh, mostra tutto il suo essere mh, convenzionale rispetto invece alle grandi novità che le altre famiglie patrizie stavano proponendo nelle loro residenze. L'unico accenno a, quelle, a quei giochi volumetrici che abbiamo visto eh, piacere molto ai Pesaro eh, ci viene ricordato qui. L'unico accenno a quei giochi volumetrici: vedete che il portale principale e le porte eh, secondarie hanno queste bugne rilevate che li, inquad le, li inquadrano, ma al di là di questo. Il palazzo Menier Vecchio è assolutamente un palazzo convenzionale. Da queste incisioni possiamo capire che il palazzo è certamente di grandi dimensioni, ehm, con tante stanze, tanti camini, questi sono tutti dei segnali del, del comfort, diremmo noi oggi, che eh, poteva offrire quella residenza. E camminando nella zona si individuano ancora dei lacerti di eh, quelle bugne che andavano a decorare eh, le porzioni degli immobili posseduti dai, dai venier. Dall'alto, il la vista dall'alto è la presenza del giardino forse ci aiutano a visualizzare le dimensioni che avrebbe dovuto avere il progetto del 1749. Abbiamo Lorenzo Boschetti che viene, sappiamo poco di questo proto, di certo è un proto di Stato, lavora nelle magistrature veneziane. Ed è un proto che mh, realizza per i venier il meglio che può, attingendo, saccheggiando, potrei dire, nell'accezione migliore della, della parola, saccheggiando eh, le architetture più interessanti presenti in città. Conosciamo il progetto eh, da... Questa incisione e dai modelli che sono, ci sono pervenuti. E vedete il prospetto, vado, mh, vi faccio notare alcune cose, prima nel prospetto e poi nella pianta. Vedete che nel prospetto abbiamo la loggia sull'acqua, non è la prima volta che la vediamo, eh, nelle campate a destra e sinistra la scelta di aprire. Buca, due livelli di bucature come aveva fatto Sansovino, poi come farà Longhena e come ripete Boschetti il bugnato sull'acqua bugne ehm, i Sodome come nella Cacorner Cadel Duca e salendo ehm, sempre questo binato di colonne, il binato è qualcosa che eh, è molto radicato dentro Venezia, anche perché c'è questo modello antico eh, che si continua ad osservare che è quello dell'arco dei Sergi a Pola e poi tutte le architetture che sull'arco dei Sergi sono state eh, realizzate. In questo caso Boschetti eh, tripartisce, decide di tripartire la facciata senza mitigare questa cosa, ma fa la scelta di proporre più che una polifora nella, nella fascia mediana, quasi una sovrapposizione di tre loggiati, quindi un, un qualcosa che uh, sa molto del linguaggio moderno, ma è, poco, è certamente poco uh, veneziano. Se guardate la pianta, vedrete che eh, le scale sono al loro posto, quindi non fa nulla di, eh, di rompente, non rompe mh, con la tradizione veneziana, non c'è una rottura della tradizione veneziana, come avevano pensato, tentato i Pesaro con Longhena, ma ehm, l'enfasi di, di questo procedere nel, nel Portego viene sottolineato dall'aggiungere alla eh, la loggia di ingresso, abbiamo detto, il, il portego, dove come da tradizione si, i, eh, si apre lo scalone monumentale, dopo quello la corte ed un altro, eh, ed un altro spazio, vedete, con quattro colonne libere. Quindi con un, uh, una successione di spazi all'antica che tiene insieme uh, quello che è accaduto nel Cinquecento a Venezia, Palladio e uh, quello che è accaduto nell'architettura residenziale veneziana che abbiamo visto brevemente per punti. Quello che si arriva a realizzare e eh, soltanto la parte eh, d'ingresso, la porta d'acqua, potrei dire sul canale, e non è neanche eh, completato in, il registro in altezza e vedete che eh, tutto, quello, tutto il resto che oggi compone il, il museo Peggy Guggenheim è, ehm, non ha nulla di quello che doveva essere il progetto di boschetti. Al Museo Correr è possibile vedere eh, i modelli lignei che hanno la bellezza di restituire, diversamente dai disegni, il volume delle cose proposte. E, mh, a proposito dell'enfasi data eh, da questi spazi all'antica, anche un po' palladiani, vi faccio notare nel, nel modello lo si, nota, lo si vede molto bene: come quella loggia sull'acqua sia preceduta. Da una scalinata um, insolita per Venezia, quindi una scalinata che sarebbe con le maree affondata o meno, più o meno. E poi il modello, l'altra cosa interessante che ci fa, eh, che ci fa visualizzare molto, molto bene il fatto che sul retro il palazzo avrebbe mm, modificato le proprie dimensioni, vedete che c'è una parte del, del palazzo che si abbassa e che va a realizzare eh, non soltanto un loggiato continuo eh, sul, sul fronte eh, sul rio, ma con questo abbassamento del volume una terrazza, qualcosa che eh, ha, mh, è, è insolita per Venezia, ma che... Eh, prende, attinge a quei modelli eh, foresti che, eh, come vedete, hanno sempre eh, informato i progetti di architettura. Eccolo qui ancora più da vicino, nulla di, mh, nulla di eh, straordinariamente nuovo per la progettazione, ma eh, un palazzo che, avrebbe, che si sarebbe mh, Caratterizzato per questi ambienti, per questi cortili, eh, quindi a cielo aperto, spazi a cielo aperto con eh, loggiati, chiusi da loggiati a più livelli. La presenza dei modelli e delle planimetrie di boschetti hanno permesso molto recentemente eh, diversi. A cimentarsi nella modellazione per eh, provare a restituire nella realtà della città eh, le dimensioni del progetto. E, mh, credo che eh, siate d'accordo con me che eh, parliamo di un edificio davvero fuori misura, eccolo qui un edificio davvero fuori misura che eh, avrebbe sovrastato il Canal Grande senza ombra di dubbio e che avrebbe assolutamente dialogato per le dimensioni con, eh, vedete di fronte abbiamo la CA Corner, la CA Granda di Sansovino, si, si sarebbero i due palazzi potuti guardare negli occhi senza problemi nonostante tutto nonostante il lacerto appunto non abbia mai trovato compimento poi però in questo caso e sono state le vicende del novecento a eh, rendere eh, noto il progetto di Boschetti e a far diventare questo edificio un centrale nella vita della città se pensate appunto a che cosa è diventato dal 1949 eh, questo lacerto di architettura è, è diventato un vero e proprio laboratorio di, di, ar di arte di innovazione eh, nell'arte di sperimentazione e oggi è un pezzo imperdibile eh, per la città ecco quindi siamo in chiusura eh, era questo il credo di, di essere di aver tentato, insomma, di eh, illustrare il motivo per cui per andare da eh, dalla cadel del Duca alla casa di Peggy Guggenheim era necessario passare eh, fare un passaggio per per il 5 e per il 600 e ehm, di essere riuscita, spero di essere riuscita a eh, farvi vedere come eh, anche dei, dei brandelli di progetti eh, o dei progetti inattuati, dei progetti abbandonati, abbiano in realtà segnato la storia della città e abbiano eh, continuato a eh, vivere nei secoli successivi, condizionando, influenzando i, i, influenzando i progetti dei secoli successivi. Quella colonna della Cadelduca eh, priva di qualsiasi connotazione, no? non avendo un capitello eh, e, e un pezzo di pietradistria, eh, di una geometria assoluta, eh, fuori dal tempo, quasi un, un oggetto metafisico che Uh, vedo in uh, apparentarsi con cose proprio nella sua pulizia, nella sua uh, assoluta atemporalità, molto più simile a cose contemporanee come questa uh, unità residenziale di Aldorossi uh, che non a uh, uh, quello che è accaduto a Venezia nel 400, um, come avete visto. Il progetto di, della Cadel Duca non ha una immediata eco dentro Venezia, ma avrà eh, ripercussioni invece eh, nei secoli successivi. Esattamente come eh, il eh, progetto poco coraggioso di Boschetti, senza che Boschetti abbia messo, ci abbia messo mano, Uh, diventerà invece, quella certo di architettura diventerà, uh, senza il volere di Boschetti, invece uh, centro di uh, cose contemporanee a, a noi molto, molto vicine e vivissime nella città di oggi. Vi ringrazio e uh, sono qui per le vostre domande. Nessuno ha... è tutto chiaro? Non ci sono domande? Intanto volevo complementarmi con lei che è veramente bravissima e anche nel suo lessico incredibile, cioè sentire un lessico così a Venezia è quasi impossibile e volevo fare una domanda curiosa per uno che non è del lavoro quelle, Questi, palazzi, questa parte di palazzi hanno qualche somiglianza col palazzo di diamanti a Ferrara col palazzo? dei diamanti a Ferrara col... palazzo di diamanti a Ferrara in quelle specie allora, di le bugne di bugnato sì um... I modelli circolavano con molta rapidità e le bugne sono un qualcosa che va a connotare il, immediatamente l'architettura all'antica, eh, il rivestimento in pietra e dall'altro lato il, le bugne. Consideri anche una cosa, che mh, ad esempio il Castel Sant'Angelo nel 400 aveva ancora... Um, una parte eh, rivestita in pietra. Abbiamo dei disegni del Quattrocento che ce lo mostrano, con delle bugne. Quindi, sì, le bugne eh, sono qualcosa che, che eh, senza dubbio eh, ripetono il mondo antico e si osserva, le corti del Nord Europa si osservano per. La realizzazione di cose che mh, parlino nuova, questo nuovo linguaggio. Eh, evidentemente però quelle bugne per Venezia erano, erano un po' troppo, erano un po' troppo nuove. Eh, a quella data non, non c'era neanche un edificio mh, rivestito in pietra, quindi c'erano troppe, troppe innovazioni tutte insieme oltre al fatto che eh, vabbè, la famiglia Corner ha, un, ha delle vicende particolari in quella fase, per cui poi decide che non è il caso di proseguire su quella linea. Oh, a lei. Se non c'è nessun altro, io sono attenzione, con civil, ma è più chiesto. Allora se puoi rimettere l'immagine del palazzo di Cavendamin Calergi, così tutti, oppure di quello di Sant'Angelo. E indietro, indietro. Eccolo qua. Idricalezzi, che noi conosciamo come il Casino, voi vedete che c'è questa bifora che a me fa impazzire perché mi piace tantissimo, perché ha l'occhio sopra, che è quel cerchio, diciamo così, che ha inventato, secondo me, mi pare che a Venezia ci sia solo lui che fa un intervento in facciata del genere e volevo sapere da te, da lei, se la presa da qualche parte è presente nell'architettura italiana, coeva questo o è un'invenzione del Codussi? Grazie Questa finestra non fa altro che tradurre Uh, nel uh, nuovo linguaggio moderno, uh, bifore che esistono in tutta Italia, nel periodo diciamo andando per uh, etichette medioevale, in tutta Italia esistono bifore um, con archi a sesto acuto che contengono uh, altri archi a sesto acuto più piccoli, con il tondo nel mezzo. Uh, quindi questa è una traduzione ehm, moderna, quindi con archi a tutto sesto, ehm, di una finestra che già esiste. A Venezia il disegno di questa finestra eh, arriva, questo lo sappiamo quando arriva il disegno perché abbiamo i documenti che ce lo dicono, eh, il disegno di questa finestra arriva tra gli anni 80 e i primi anni 90, ehm, come copia dei disegni, del, dei trattati eh, di Francesco di Giorgio Martini che stava lavorando questa, a queste cose ad Urbino. Quindi arriva questo codice a, a Venezia, che oggi si chiama Codice zichi da uno dei proprietari che è conservato nella biblioteca di eh, Budapest. E, mh, Francesco Di Giorgio aveva disegnato questa finestra all'interno dei suoi taccuini. Ma mh, Francesco Di Giorgio non la utilizza mai, nelle sue architetture, non abbiamo mai una bifora come questa. Evidentemente, il disegno arriva a Venezia, piace, eh, avrà una fortuna infinita perché a Venezia si utilizzerà. Ancora per tutto il Cinquecento, pensate alla scuola grande di San Rocco, no? E, ehm, e poi questa finestra diventerà anche nell'Ottocento con eh, l'architettura eh, postunitaria: eh, diventerà uno di quegli oggetti. Ah, ecco c'è Guido che non so se. <ride> Diventerà una di quelle cose che parla del neorinascimento italiano. Quindi, nelle architetture, penso alle gallerie di Napoli e di Milano ci sono queste bifore perché ormai questo oggetto parla il linguaggio della penisola riunita e quindi avrà una vita davvero lunghissima. A voi.